ho deciso di continuare. Io ho detto che si va via, cioè, dal 26 in poi. Cioè, diciamo che i quadri parlano da soli. Prima di tutto grazie, benvenuti, e ci fa molto piacere oggi presentare la mostra di Angelo Palazzini, che è la prima volta che espone a Brescia in una mostra personale. Prima cosa. Seconda cosa, continua la nostra collaborazione con la Galleria Nuovo Spazio di Piacenza, che ha una programmazione, una presentazione di artisti molto per noi interessante. Ecco, le proposte sono sempre azzeccate, sono sempre artisti che vanno a cercare un aspetto originale della realtà per metterlo appunto sulla tela.
Angelo Palazzini oggi non c'è perché non stava bene, aveva problemi di salute, quindi vi saluta tutti. Come lo ha definito un critico, il nome è proprio adatto alle sue opere, quindi Angelo Palazzini, lui costruisce questi palazzi, non è farina del mio sacco, nel senso che è proprio diciamo come è stato definito. Le opere che vedete qui esposte partono tutte da una struttura architettonica molto precisa, spazio-temporale, che è estraniante. La mia presentazione è molto semplice, nel senso che io non ho diciamo grandi cose da dirvi, perché hanno scritto tantissimo di lui, moltissimi critici. È un artista che dal 1980 lavora e realizza opere, e è un artista professionista. Mi piaceva per esempio leggervi alcune frasi, che questa la trovo particolarmente interessante. Pur avendo opere esposte in tutto il mondo, l'artista è profondamente ancorato alla sua terra, infatti una rivista lo ha definito surrealista padano, come fosse una solida e rassicurante piattaforma di lancio per i voli esplorativi nel suo personalissimo universo immaginifico. Questa è una frase, secondo me, che spiega bene quello che è la proposta artistica e l'indagine della realtà che fa Palazzini, perché dalla cultura padana, dalla cultura soprattutto lombarda, che arriva da una solidità di figure, di forme, di paesaggi, ecco che Palazzini la riprende per riproporre nelle sue opere queste strutture, che sono alle volte completa fantasia, alle altre volte invece hanno un'attinenza con la realtà che però lui riprende, ribalta completamente. Vedete che talvolta hanno una struttura solida, ben appoggiata, altre volte invece si appoggiano su dei piedistalli molto leggeri, che sembra quasi dare un senso di vertigine o di leggerezza nella composizione. Viene definito surrealista proprio perché ricerca questa realtà che va oltre, quindi che va oltre quello che noi vediamo, ma che segue dei percorsi che servono proprio a spiegare e a leggere, più che una realtà, degli stati d'animo, dei sentimenti. È molto gioioso lui, anche come persona è una persona molto spigliata, molto divertente, diciamo non ha l'aspetto dell'artista macerato su se stesso, è molto invece libero e piacevolissimo nella chiacchiera. È stato definito, diciamo, è stato avvicinato più a Magritte che non a Breton nel percorso surrealista, ma proprio perché noi possiamo leggere questi paesaggi, queste architetture, come l'architettura che ci viene proposta, ma anche proprio come un mondo che va oltre, che va dietro e che ha un'altra direzione. Sono architetture estremamente abitate. Apparentemente sembrano molto, diciamo, statiche, però se voi le indagate con precisione e con attenzione trovate il particolare, il piccolo personaggio, chi si affaccia, chi è rimasto prigioniero di una struttura architettonica. Questi sono i padroni, non sono in casa, quindi che si diciamo, nascondono dietro la struttura del cane, mandano avanti il cane, ma c'è proprio tutto e sono molto 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 abitate, ci sono proprio tutti elementi particolari, e anche i personaggi che vedete sono molto molto stilizzati. La tecnica è pittura a olio che lui copre con una patina, quindi ha questo diciamo questo aspetto omogeneo finale, abbastanza morbido nella composizione, sembra quasi cera, in realtà è pittura a olio. Mi piaceva leggervi un altro passaggio che scrive Tino Gipponi, anche questo, che Palazzini è da inquadrare nella poetica dello straniamento dell'oggetto, con un mondo narrativo dove le cose ne mascherano altre, con paradossi spiazzanti e ambiguità rappresentative. Ecco, il paradosso è un altro elemento per la lettura di queste composizioni e di queste opere.
E a volte l'architettura dell'edificio che si adatta alla funzione, e altre volte invece è esattamente il contrario, quindi è la funzione che ha l'edificio che si adatta a quello che lui vuole raffigurare e ne dà la dimensione. Quindi voi vedete che sono proprio, alcune sembrano lette, adesso non sono una fotografa, ma col grandangolo, con, non è vero, quando sono dilatate è il grandangolo, fatto ad un fotografo, ecco, quindi che mi corregge se sbaglio, e quindi sono proprio, hanno questa struttura, alle volte appunto dilatata, alle volte che ha delle varie forme. Anche nella composizione, nella parte che sembrerebbe essere secondaria dell'opera, molto spesso ci sono dei piccoli elementi che ci suggeriscono un'ambientazione, quindi i pianeti, le stelle, ma anche il dirigibile, l'aviatore, ci sono proprio degli elementi che vanno ad arricchire il percorso dell'artista e del suo quadro. E ha il coraggio, ecco un'altra frase che vi ripropongo, il coraggio di abbandonare una visione convenzionale e di fare della vita un magico impianto scenico. Ecco, questa è la cosa che gli invidio di più in questo momento, perché insomma è proprio una lettura, una visione molto ironica anche della realtà che forse in questo momento ecco così, perché è la realtà che ci riporta un po' verso, e ecco, quindi io così, la cosa la mia presentazione finisce qua, è solamente un, diciamo, darvi alcuni spunti di lettura. Poi lui è un grandissimo professionista, proprio diciamo esposto tantissime manifestazioni in questi ultimi 40 anni, manifestazioni e mostre anche piuttosto importanti, Palazzo Reale a Milano piuttosto che a Mantova, cioè ha avuto diversi tipi di esposizione, quindi è proprio un professionista che ha questa... Forse lui dice, mi raccontava, che lavora spesso di notte. Forse, non so, questo gli porta consiglio, ha un aspetto esatto, cioè lui dorme la mattina, inizia a lavorare il pomeriggio e continua per molta parte della notte, e forse proprio questo gli dà la lettura della questa realtà così un po'. Ecco, quindi io vi ringrazio tantissimo. Grazie. Se no cosa fai? Mangiare? C'è.